Benvenuto Oliviero, da giovedì 24 novembre in libreria con Mio nipote nella giungla, tutto ciò che lo attende nel caso fosse onesto, per chiare lettere. Ecco, il libro ve l'ho fatto vedere, però non se... eccolo qua, si vede nel nostro schermo. Allora, lei si rivolge a suo nipote di un anno, un espediente per ricominciare a pensare e pensarsi nel futuro, cosa intende? Beh, intendo il fatto che parlare del futuro così, in teoria, naturalmente poi con tutte le preoccupazioni che ci sono, è un conto. Farlo avendo un frugoletto che ti gira per casa è un altro conto. Ti senti più responsabile. Sembra banale, ma è così. Vero. Naturalmente questo è comune a tutti quelli che sono diventati nonni da questo punto di vista, soprattutto perché è molto diverso dalla situazione di genitore. Quando hai un figlio, di solito come età ancora ammicchi alla tua immortalità e allora tutto sommato non ti poni certi problemi. E adesso no, adesso urge porsi determinati problemi. Allora, tanti declini fotografati. Allora, il declino della lingua. Il problema non è solo la qualità della lingua, la ricchezza del vocabolario, essere membri della Crusca oppure no. Il problema della lingua è che la lingua traduce quello che pensi. Tu pensi per parole oltre che per immagini. Se parli in modo smozzicato è perché pensi in modo smozzicato. E questo non arricchisce, impoverisce. Il fondamentalismo del denaro. Dunque, negli ultimi 3 o 4 anni la parola fondamentalismo è diventata di uso comune in termini di grande preoccupazione, se non addirittura di paura, di terrore per l'ISIS. E si parla di fondamentalismo religioso, fondamentalismo islamico. Ma noi ci siamo interrogati in termini concreti, sinceri, nei confronti di quella che è il nostro stile di vita e i nostri valori? Noi viviamo immersi nel fondamentalismo del denaro. Sembra che non ci sia nient'altro. Non è un caso che il titolo del mio libro abbia quella parentesi che fa sorridere, nel caso fosse onesto. Non riguarda soltanto l'onestà nei confronti degli altri, la giungla esterna. Riguarda l'onestà nei confronti di se stessi, riguarda la giungla interna. Noi abbiamo bisogno di un macete sia fuori che dentro. La fine della democrazia. Io non credo, al di là di quello che sento naturalmente per lavoro da tanti anni, non credo che questo Paese abbia fatto dei passi avanti sensibili nei confronti della democrazia. Credo che ci sia, a parte che non esiste una democrazia come valore assoluto, ma esiste un cammino per avvicinarsi a una maggiore o minore democrazia. Io credo che noi stiamo andando indietro, ma questo è collegato proprio con la mancanza di libertà di pensiero, con la mancanza di autonomia, con il conformismo dilagante, con il leccaculismo. La gente non è coraggiosa, non sa più pensare. Perché? Non è coraggiosa? Non è coraggiosa perché è disabituato a pensare, sembra che pensare, prendersi le proprie responsabilità, cioè il rischio della vita nel senso più pieno del termine, sia un optional. Viviamo avviati. Il regno dell'illegalità. Sì, anche questa cosa che insomma, la legalità è una cosa decisiva naturalmente per la vita della collettività e dell'individuo. Però una legalità che non parta dal presupposto della morale e dell'etica non è una legalità, perché basta poi che in Parlamento si mettano d'accordo e cambino una legge. E qual è la legalità? Quella di prima o quella di dopo? Quindi il problema della legalità... La legge magari prevede il contrario di quella che prevedeva prima. È già successo, pensate solo al famoso falso bilancio negli ultimi 15 anni. Insomma, io credo che la persona, ci tengo moltissimo all'idea che la giungla sia non soltanto il paesaggio esteriore ma quello interiore, che la persona debba ricominciare a pensare anche in termini di bene o male. È un discorso diverso dalla legge, ma è un discorso che presume la legge. Anzi che è prima. Cioè, la legge senza di questo è una legge che nasce e muore male. Un difetto che esprime lei stesso sulla sua analisi. Non c'è una soluzione. Sì, ma anche questa, ecco, se io avessi detto al termine di una ricognizione nella giungla di fuori e di dentro per mio nipote e per tutti i nipoti a cui mi rivolgo, se io avessi trovato una soluzione li avrei ingannati. Come spesso accade, come spesso succede, dice no, ma tutto sommato la situazione non è grave, ma poi tanto ci tiriamo fuori, e poi si parla di spread, poi si parla di no, e poi si parla di sì, tutte cose per carità importanti.
ma che non risolvono la questione di fondo. La questione di fondo è che questo paese è culturalmente arretrato e finché non riparte non c'è spread che tenga. Già ripartire sarebbe una soluzione. Oliviero Bea, mio nipote nella giungla. Complimenti e buon lavoro. Grazie. Buon lavoro.